I giochi nostri erano poveri giochi, però belli perché noi ci siamo divertiti, ce li costruivamo da soli. Noi giocavamo molto con la nizza. La nizza era, diciamo, fatta un pezzo di bastone, prendevamo un bastone dalla cucina, della scopa vecchia. Poi se ne tagliava un pezzo, si facevano le punte a due lati e quello diventava la nizza, chiamata nizza. E poi col bastone di una certa misura facevamo, poi dava un colpo su queste due punte, su una delle due punte, si alzava questa nizza e poi gli dava il colpo e andava, chi andava più lontano, giocavamo così, e chi andava a prendere, uno tirava. E poi pure giocavamo col cerchio, qualche bicicletta vecchia che era stata buttata lì dalla parte col fatto della guerra, c'erano tutti questi cerchi, molti c'erano. E noi col cerchio giravamo col cerchio proprio della bicicletta smontata con un bastone in testa, io corri appresso al cerchio e facevamo questi giochi qui. La palla, le palle non c'era la gomma, quindi neanche le palle ci stavano, le palle facevamo di pezza. Noi facevamo le palle di pezza con le calze vecchie dei genitori, mettevamo dentro i calzini vecchi, facevamo queste palle e giocavamo con queste palle, o se le tiravamo, oppure i giochi nostri erano questi qui, altrimenti che potevamo fare? Ah, potevamo fare la cosa, andavamo a caccia, perché vicino a noi c'era, dove abitavo io, c'erano chiamate le fornaci che stanno oggi, sono c'è stata via Baldo dei Lombardi e hanno fatto tutta un'altra costruzione. E lì c'erano queste fornaci che facevano i mattoni, quindi c'era Monte Mario, Monte Ciocci, diciamo, che c'era la draga che scavava la creta e facevano questi mattoni di creta, di argilla, che andavano poi, c'erano i forni, andavano nei forni. E noi andavamo lì, perché c'erano molte ranocchie e molte lucertole, poi c'era molto prato, c'era un laghetto. Allora facevamo delle cappiole con delle aste adesso che c'erano, hai visto quelle verdure che c'erano tutte quelle spine, diciamo, c'è quel fusto che in punta è molto leggero, molto. E lì facevamo come una cappiola appunto, che come mettevi la testa di qualcuno, si chiudeva subito e prendevi ossia la lucertola oppure la ranocchia. Tu piano piano riuscivi, perché magari stavi in mezzo alla verdura, una verdura in più o in meno, non si accorgevano tanto, ti avvicinavi tanto vicino alla testa, poi come gli appoggiavi sulla testa, la ranocchia che cercava di saltare, invece la acchiappavi tu. E quindi noi riuscivamo così a prendere. Questi animali, sì, li tenevi un pochettino in mano, poi li lasciavi lì, liberi. Magari qualche lucertola si rompeva la coda, quello dispiaceva, però e questo era il gioco. Però a volte, siccome c'era questo laghetto, cioè, sempre argilla, facevamo pure il bagno lì dentro. Era pericoloso, perché sai, noi eravamo tanti esperti, eravamo piccoli ancora, diciamo dopo guerra, avevo dei miei 10 anni io, però facevamo questi giochi qui e lì veramente ci divertivamo parecchio, perché poi quelli facevano i mattoni di greta, noi si rubavamo, si prendevamo, li mettevano al sole asciugasse, allora quelli ancora freschi li andavamo a prendere uno o due e con questa greta, questa argilla andavamo a casa, pure lì sotto casa nostra, sotto a via Tunisi o a via Caraccio. Prendevamo questi mattoni di creta e facevamo le navi, costruivamo qualche nave, qualche barca o qualche aereo, facevamo tutti questi giochetti, diciamo, e poi facevamo seccare, asciugare. Ah, venivano bene, perché noi avevamo in mente questi vecchi aerei con l'elica, magari facevamo qualche stecchino, che ti posso dire qualche cosa, ci mettevamo qualche stuzzicadente vicino, in modo che attaccavi le ali, quindi poi quando l'attacco si era asciugato era abbastanza solido, ma cioè, tutto finiva, che ti posso dire. E poi diciamo altri giochi, beh ce ne stavano tanti, perché poi c'era San Giuseppe, andavamo a giocare a pallone proprio vero, lì magari c'era qualche pallone. Ah, poi facevamo gli aquiloni. Gli aquiloni facevamo, periodo degli aquiloni, con il giornale, con le carte del giornale. Le canne ce ne avevamo tante, perché andavamo lì, ti ho detto, in queste fornaci, e c'erano proprio dei mucchi di canne, che quelle secche, c'era da scegliere. Le canne, facevamo l'arco, facevamo. Ero espertissimo, le catene, facevamo le code.
sapevamo attaccare bene il filo e come volavano alti, sapessi. Poi andavamo lì alle fornaci a tirarli su questi aquiloni e ci divertivamo così. Era importante sull'aquilone, per non essere buttato giù da qualche altro ragazzo, che dovevamo mettere i bolli sopra. I bolli significava mettere due strisce, una croce e un disco attaccato di carta, no? Incollati. Allora però c'è il bollo, non si deve toccare, siamo con la fionda. Ah, c'è un po' gioco, la fionda. Infatti te lo volevo chiedere prima. La fionda la usavamo, noi andavamo a cercare, più che altro era gli alberi di castagno, era molto difficile, ma il ciliegio mi pare che era abbastanza robusto, perché doveva tenere la forza dell'elastico. E gli elastici pure non è che era grande, però se ne rimediamo ogni tanto qualcuno, quelli a quadretti, oppure le camere d'aria, allora già circolava qualche camera d'aria in giro delle macchine, no? Allora, quelle camere d'aria, sono belle robuste, si tagliava nel punto, si faceva con le forbici, si tagliava e si faceva proprio due elastici con dietro la pezzola, quindi dentro, è una forcina che esce fuori, perché è una forcina diramata, no? Questa forcina ci faceva gli intacchi per metterci le cappiole, perché reggeva poi l'elastico, e con l'elastico dietro ci mettevi una pezzetta di magari qualche scarpa vecchia, prende un pezzo di pelle o di quello che c'era, facevi una pezza bella, diciamo così, che con i buchi qua, che andava messo lo spago, più l'elastico sulla forcina, e poi tiravi, a seconda della larghezza della forcina, tiravi e colpiva bene, andava pure abbastanza distante. Poi c'era la fionda, quell'altra, che però magari io non è che l'ho usata tanto, qualcuno più grande usava quelle fionde che mettevi il sasso dentro e girando, e lasciavi e partiva il sasso. No? Oddio!